Nabbi con un sogno, bentornati sul canale. Io sono sempre Skiriminzu e nell'ultimo video vi ho detto che avrei fatto qualche ricerchina su dei deck trivella un po' più aggiornati al meta attuale, dati i bilanciamenti e all'uscita delle nuove carte. Ebbene, vi ho trovato un mazzetto che secondo me sarà fortissimo nel corso della season. Eccolo qua, abbiamo Bombarolo Evo e Tesla Evo. Tesla Evo è fortissima, secondo me è attualmente l'evoluzione più forte tra le evoluzioni. Bombarolo che in un deck cycle conviene sempre metterlo perché lo si cicla almeno 2-3 volte l'evoluzione in un singolo match, quindi buono così. Il Golem di Ghiaccio, ragazzi, sarò stato un veggente, ma da quando ho iniziato a usarlo io anche in top lo stanno iniziando ad usare, quindi sono fortissimo. No, ovviamente le due cose non sono mai correlate, però buono il mio livello di skill che aumenta. Le guardie, perché sì, sono forti per salvare le nostre carte dalla nil. Io, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere altri contenuti e iniziamo subito con la prima partita di oggi. Eccoci qua, siamo contro PTL ai Sahel. Muy bien. Allora, Bombarolino, iniziamo magari a ciclarlo. Lui ci augura buona fortuna e noi ovviamente ricambiamo. Qua abbiamo un cycle in meno di Bombarolo, visto che lo cicliamo subito così alla cieca. Molto bene. Allora, dicevo, guardie per la nil, sì. Reggono, abbiamo una carta di terra che reggono la Nil sostanzialmente, ci vanno a proteggere se messe intorno magari al principino o alla Tesla, che sono le carte più importanti in difesa, le vanno a proteggere dalla Nil stessa. Vi racconto questo piccolo aneddoto, mi ha fatto un po' sorridere, riguardante l'ultimo video. Intanto qua dovremmo essere contro Gigante, infatti preso in pieno. Ok. Ho perso due partite di fila contro Mongolfiera Cycle. Io utilizzavo Gigante Maialini, quello del video scorso sostanzialmente. E ho perso per Mongolfiera Cycle nil. Dopo due nil sulla strega madre, che mi hanno praticamente fatto perdere la partita, ho detto: ok, tolgo la strega madre e metto gli scaricuccioli. Stessa motivazione delle guardie qua, no? Ok, partita dopo, terza Mongolfiera Cycle di fila, ma questo aveva la palla di fuoco al posto della nil. L'ho presa proprio in quel posto, ma in una maniera gigante. Però tu dici, vabbè, avessi avuto la strega madre, questo mi tirava la palla di fuoco sulla strega madre e perdevo lo stesso. Buono, faccio un'altra partita. Mi becco contro Splashard. Splashard, io non avevo la strega madre. E lui, tra l'altro, aveva anche la torre bombardiera. E io ho i maialini. Quindi, quando si dice che lo script non esiste, pensate un po' a questo aneddoto. Prendetemi pure per il culo perché fate bene. Ma concentriamoci di più sul match. Allora, questo mazzo qua è molto buono, tra l'altro siamo già in netto vantaggio. Il matchup è nostro. Il matchup è nostro, ma è un po' ambigua come cosa. Cioè, ho visto partite di trivella perdere in malo modo contro questo mazzo qua. Allora, tra l'altro vi consiglio caldamente di utilizzare questo mazzo col gigante, un po' per scovarne anche i punti deboli, perché non è un mazzo facile da affrontare. Molto bene. Allora, qua vado di Bombarolino Evo perché ha messo un po' di Elisir, deve difendere anche la Drill, quindi magari non mette subito le frecce. Ok, no, gli arrivano comunque due hit, buono così. Siamo in netto vantaggio, qua la partita dovrebbe essere quasi nostra. E dicevo, oltre a questo mazzo con la Drill, vi consiglio di guardare i miei top 5 deck trivella che ho pubblicato tipo settimana scorsa, perché è molto buono anche il mazzo con la Valchiria, l'ultimo che vi ho presentato, forse il primo che ho giocato, ma anche quello semi-Brispam. Quel deck lì funziona benissimo, magari in quel mazzo lì avevo messo lo stregone forse, magari sostituitelo con un principino, perché comunque lo stregone Evo non è che mi stia facendo molto, molto impazzire. Allora qua andiamo di veleno, dovrebbe essere quasi GG, forse siamo in range di un altro veleno. Allora andiamo di Tesla, buono, ok, lì siamo in range di frecce, buono così, tiriamole subito, la fenice esplode, non serve neanche il bombarolo, per un attimo ho avuto paura che l'ovetto sopravvivesse. Buono, buono, buono. Partiamo dal fondo. Lui adesso metterà tutto a caso sul ponte per provare a farci un minimo di danni. Andiamo di veleno qui. Ok, lo stregone dovrebbe sopperire dalla velena. Magari rimane con uno di vita. Ma vabbè, anche se ci tirano hit non succede niente. Qua Tesla. Buono, buono, buono. Qua lo torna indietro. Tra l'altro lui missa la fulmine. Buono così. Noi andiamo di trivellena. Appena arriviamo a 4 di Elisir, gli carichiamo su anche la veleno e dovrebbe essere GG. Chi se ne frega se quel gigante tira anche soltanto una hit. Siamo abbastanza in vantaggio da potercelo permettere. Buono così. Andiamo con la seconda partita, ragazzi.
Ok, seconda partita siamo contro. Oh mio Dio, un nome strano. Va bene così. Allora, che mano un po' particolare. Andiamo su. Trivella è ovviamente guardia. Lui va di Mastino. Buono, buono, buono. Allora, Mastino è un matchup abbastanza semplice. Se ha la. Oddio, non, Mastino non è mai un matchup semplice per nessun deck, a meno che non abbiate Boia e Torre Inferno. Allora, qua andiamo di Tesla. Aspettiamo solo un secondo che la mongolfiera passi davanti. Ok, perfetto, l'abbiamo presa. Ok, la Void è scomoda. La Void è scomoda. Vado di veleno, forse bastavano solo le frecce, sapete, però vabbè, per essere sicuri. Lui ha la Void. Ok, noi abbiamo le guardie. Dobbiamo aspettarci la Void sul principino e salvarlo il prima possibile. Oddio, è sempre meglio se lui la Void ce la tiri sul principino piuttosto che sulla Tesla. Quindi preferisco. Allora, lui ha la versione coi barbari. Ok. Allora iniziamo a mettere un golem di ghiaccio per iniziare a difenderli. E poi metto il bombarolo appena iniziano a superare il ponte. Perfetto. Ok. Lui va di Mastino, ma io pusho così. Allora, qua non dico che. Ok, no, lui mette una lapide, quindi probabilmente non gli faremo la torre, però. Va bene così. Vediamo se magari deve difendere. Attenzione, no, sapete che qua sono danni? Guarda, guarda, guarda. E questa è torre. Buono così, buono, molto buono così. Allora, andiamo di arcieri. Ambigui questi arcieri. Allora, andiamo di trivellina. Lui ci mangia completamente il principino, ma non succede niente. Io adesso vado di frecce e dovrei counterare tutto. Perfetto così. Buono, buono, buono. Siamo in. Difficilmente adesso buttiamo via questa partita, a meno che non facciamo. Non missiamo tipo una Tesla, un quadratino di una Tesla. Non dovremmo mai perdere questa partita. Allora. Vediamo un po', mi aspetto che adesso lui inizierà a fare tutti i suoi trenini della situa, quindi inizio a caricare sempre difese, utilizzerò più trivelle anche in difesa. E buono così. Scusate se ogni tanto sentite vibrazioni, mi sono dimenticato di mettere il non disturbare sul telefono, pardon, adesso l'ho messo, non dovrebbero più esserci problemi. Allora, lui vedete, continua a mettere la Nil sul principino e non sulla Tesla. Io qua gli impedisco di distruggermi la Tesla, in modo tale che, buono, abbia gestito completamente la mongolfiera. Qua, buono, il primo mastino è andato. Qua, principino sulla mongolfiera. Vado anche di trivellina in modo tale che quella vada dall'altra parte. Qua ci salviamo completamente tutto. Buono, 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 buono. Veleno, dovrebbe essere GG, mancano 6 secondi. E lui si può tranquillamente arrendere. Buono così, andiamo con la terza partita di oggi. Ok, terza partitina, siamo contro Marshall ID Tech. E non mi va bene internet, fantastico. Ok. Dovrebbe essere passato. Allora, minatore, buono. Ok, non dovrebbe essere un cattivo matchup. Tutto dipende ovviamente da che cosa hai insieme a sto minatore. Allora, Gengoblin, minatore, andiamo assolutamente di frecce e. Probabilmente bruttissima la mia abilità, non mi aspettavo il Draghetto Inferno, perdonatemi. Draghetto Inferno e pipistrelli mortaio. Ok, che curioso. Ok, tra l'altro qua ha messo la Tesla, dovevo mettere un quadratino avanti, in modo tale che non andasse sottoterra, si attaccasse subito al Draghetto Inferno e il mortaio, al posto che attaccarsi a torre, si attaccava alla Tesla. Però vabbè, ci arrivano un paio di hit, siamo a 200 di danni di svantaggio, quindi possiamo tranquillamente recuperare, non succede assolutamente niente. Ok. Deck particolare il suo. Mi aspetto tipo. Mi aspettavo Gran Cavaliere, non mortaio. Però. Vabbè, ok. Allora, vediamo se usa veleno. Non usa veleno, ok. Allora vado di trivellina. Vediamo lui che cosa fa. Freccia ovviamente per la sua Gang Goblin. Ottimo. Oh, invece c'ha anche il Gran Cavaliere, fantastico. Ok, buono, riusciamo a salvarci il principino. Questi tira un po' di hit almeno al Gran Cavaliere. Buono, buono, buono così. Ok, dovremmo riuscire a non difenderlo, spero. Perfetto, 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 perfetto. Allora, vediamo lui che cosa vuole fare. Ha già utilizzato il minatore, probabilmente lui adesso c'ha il mortaio in mano, quindi faccio così, magari glielo predetto. No, ok. Lui c'ha anche quello. Lui c'ha tre win condition. Che. Mamma, che cosa ambigua. C'ha il.
il minatore, il mortaio e il barilozzo. Wow, fantastico. C'ha più win condition che carte per difendersi. Meraviglioso. Qua guardate, il bombarolo difende i goblin, qua gli arrivano un fracco di danni da quel goblin lì. Boh, fantastico. Ok, va bene così. Allora, lui parte dal fondo, probabilmente vorrà mettere un gran cavaliere grosso come una casa sul ponte. Wow, ormai giocano tutti nella stessa identica maniera sti player. Quindi andiamo qua di Tesla Evo. Buono così. Adesso la Tesla Evo quando muore rilascia un cerchio zap. Guardate che bello, che fa danni e zappa. Quindi meraviglioso. Allora, qua sfigatissimi che quel draghetto inferno non supera il ponte. Quindi dovremmo difenderlo. Allora, qua metto un golem di ghiaccio in modo tale che la Tesla inizi a fare piazza pulita. Qua assolutamente frecce. E siamo in range di veleno. Buono, buono, buono. Allora, mancano 14 secondi. Lui fa guardate, il push disperato. Metto ovviamente un avveleno in difesa perché non voglio perdere la partita per colpa di cagate. Ok, qua facciamo girare tutto. E ovviamente, frecce. Buono così. Abbiamo di nuovo l'avveleno in mano che vado a mettere istantaneamente. Ok, qualcosa si attacca alla torre, ma voglio dire, non penso che in 2 secondi ci faccia giù la torre. Quindi andiamo molto, molto, molto bene con l'ultima partita, o la penultima, vediamo com'è il tempo. Ok, siamo contro Angelo, magari italiano. Nel caso faccio un fischio. Allora, Tomatore Spiritello e Tronco, ok. Allora, lui ha già un cycle di 2 sopra di noi, quindi andiamo un po' aggressivi. Lui ha utilizzato 7 di Elisir, quindi deve difendere. Ok, sicuramente 2.6, l'abbiamo già sgamato. Va bene, ok. Siamo un po' in svantaggio, ma niente di troppo particolare. Lui, tra l'altro, deve mettere un domatore per difendersi dalle guardie. Che io non avrei mai messo perché non penso che sarebbero mai arrivate a torre, o anche se fossero arrivate, chi se ne frega, cioè erano veramente danni irrisori. Buono, va bene, va bene, va bene. Allora, lui si difende bene, però dalle trivelle, questo glielo dobbiamo dire. Il matchup non è difficilissimo, non è difficilissimo. Forse, soffriamo un po' di più. La versione con la pirotecnica, sapete, il cavaliere, il solito terremoto, perché non abbiamo un mini tank che faccia danni, tipo un cavaliere. Abbiamo sì le guardie, però probabilmente lo soffriamo un pochettino di più rispetto che magari un 2.6. Allora, qua tra l'altro mi sa che la guardiana arriva a torna. 1, 2, 3, 4 hit, forse, 3. 4 hit buoni, questi sono ingenti danni, tra l'altro abbiamo recuperato e ci siamo anche portati in stravantaggio. Allora, andiamo di trivellina, iniziamo a metterlo sempre in difficoltà. Abbiamo anche la Tesla in mano, quindi se vuole pushare insieme perlomeno glielo evitiamo. Buono, allora subito frecce per togliere quella roba, non ha messo il tronco perché pensava di aver difeso. Buono così. E va bene, bruttissimo questo golem di ghiaccio, non l'ho capito. Non so che cosa volesse fare. Lui non ha moschettiere, forse. Eh no, invece sì. Stavo appunto dicendo, cacchio. In 2 minuti di partita non ha mai giocato un moschettiere. Ci credo che poi perda la partita. Va bene, allora, palla di fuoco. Io vado ovviamente a proteggermi il principino. O perlomeno gli facciamo utilizzare il tronco sul principino e non sulla drill. Invece mi sa che è stato bravo e ci prende tutto. Ok, va bene, va bene, va bene. Siamo pur sempre in netto vantaggio. Ok. Qua arriva il push, noi abbiamo la Tesla Evo. Easy gestito, ok, che va di cannone però. A noi va bene lo stesso. Ok. Lo spiritello di ghiaccio non l'hanno potenziato in questo bilanciamento che è uscito ai primi di maggio. È un po' ambigua come cosa, io me lo aspettavo un altro potenziamento allo spiritello perché a parte chi usa il 2.6 non lo usa nessuno lo spiritello di ghiaccio, quindi un po' meno, va bene. Allora lui difenderà ancora col cannone, ma non ha il tronco in cycle. Quindi guardate quanti bei dannetti qua andiamo di veleno. Mi sa che lui adesso è in range di frecce. Quindi la partita è già bella che in tasca. Buono così, lui va di domatore. Possiamo anche evitare di difenderlo, ma per la quiete pubblica lo difendiamo lo stesso. E andiamo di frecce, buona. Ok, dai, ci sta anche un'altra partita e ve la metto easy. Andiamo quindi con l'ultima partita. Eccoci qua, ultima partita, siamo contro Zamir BR. Magari sta per Brasil, non lo so.
Allora, lui va di cavaliere, io vado di trivella dall'altra parte, vediamo un po'. Allora, DJ, ops, va di pipistrelli, palla di neve, che cosa può essere? Pipistrelli, cavaliere, palla di neve, pipistrelli, sapete che non mi viene in mente niente? Bocciatore. Potrebbe essere ancora gigante. Boh, sono a 10. Ma sai che sono un pirla. Questo adesso è cimitero. Questo adesso è 100% cimitero. Io ho appena usato la veleno, vero? Sono sempre quando devo. Non so quando ciclare le carte, ciclo sempre quella sbagliata. Qualcosa di incredibile. Lui ci spamma le faccine. Tra l'altro mi sta iniziando a dare fastidio. Va bene, va bene, va bene. Meno male che avevamo almeno le guardie in mano, quindi abbiamo difeso proprio con le goccioline di sudore sulla fronte. Allora, qua lui per difendersi manda un messaggio praticamente, quindi ha messo due carte praticamente contemporaneamente. Buono, buono, siamo contro un player almeno abile. Va bene, va bene. Il matchup non è complicato. Lui ha tutte le carte in regola a potersi difendere dalla drill. Ma noi abbiamo la veleno per la sua cimitero, quindi facciamo attenzione. Ok, allora, buono così. Io mi domando come la gente possa giocare e continuare a schiacciare bella giocata, bella partita e buona fortuna così mentre mette le carte. È una cosa che non mi spiego. Allora, mutiamolo perché è veramente fastidioso sto ragazzo. E lo smuterò a fine partita quando vincerò e sarà ovviamente da insultare. Allora, qua. Come avete notato, c'ho il golem di ghiaccio al 14 e quando mi trovo contro scheletrini o pipistrelli al 15 vado un po' in difficoltà. Pardon. Allora, qua gli arcieri sono già gestiti perché la Tesla Evo è fortissima, sostanzialmente. Qua buone le frecce e lui non dovrebbe uccidermi le guardie, però per sicurezza vado anche di bombarolo Evo. Ok, lui va un po' in vantaggio, ma va bene così. Ok, lui bravo, non sta mettendo la cimitero perché sa che mi sto tenendo la veleno in mano. Ok. Lui cerca di sniperarmi il bombarolo, ma non ce la fa. Io pusho tutto a destra. Pusho, 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 attivo anche la mia abilities. Vado assolutamente di frecce, così che non faccia in tempo a mettermi la cimitero. Anzi, deve difendere assolutamente quel principino. Guardate quanti bei dannini. Incredibile. Ok, andiamo di trivellina a sinistra. Guardie e metto subito il principino poi dietro le guardie perché voglio creare sempre il mio push sulla destra dove ho più danni e voglio vincere. Guardate questo split di giocate. Attacco a destra, scusate, attacco a sinistra, gli faccio difendere a sinistra ma in realtà il push grosso lo faccio a destra senza la trivella. Qua iniziamo a smutarlo perché voglio vedere, lui continua a spammare, non capisce che è soltanto un deficiente. Ok, allora facciamo fare tutto il giro tondo. Qua ovviamente veleno nice. Trivellina, iniziamo adesso, siccome inizia a pushare lui ad attaccare solo con la trivella, siccome poi le nostre esigenze ce le abbiamo per difendere. Qua siamo forse in range di veleno, quindi adesso teniamocele buono. Qua la nostra duchessa si attacca alla cimitero, quindi non ci serve, guardate, la veleno in difesa. Quindi qua vado di trivellina, veleno offensivo e anche però, ragazzi. È andata, sono troppo forte, incredibile. Ok, vi terrò aggiornati con altri deck trivella, potete starne certi. Per oggi ragazzi è tutto, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Bye bye, vi ricordo sempre ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto.